Ciao, in questo video andremo a vedere insieme come si comportano due prodotti che ho acquistato ieri da Kiko, il Natural Concealer e l'Ultra Tech Curve di Kiko. Vi lascio direttamente il video dove faremo un po' di chiacchiere tutte quante insieme. Ciao, buongiorno, sto vedendo qualche video su YouTube e nel frattempo volevo provare con voi qualche nuovo prodottino che ho acquistato da Kiko. Con le varie offerte che ci sono, sia i mascara che i correttori. Ho ripreso, vabbè, il mio solito full coverage 03, che è questo qui, quello scuro, che praticamente è quasi finito. Quindi ho ripreso quello e poi ho acquistato il Natural Concealer nella tonalità 2, che io non ho capito se è la più chiara. Nel senso, nei te i tester, tra i tester c'era solo la tonalità 02 e la 01 non c'era, così come anche proprio era assente la tonalità 01. Siccome io non lo conosco come correttore, mi sapete dire? Dicevo, non conoscendo questo correttore, non so se esiste la tonalità 01. O era assente nella Kiko di Foggia, dubito. Comunque, ho preso questo e poi ho preso l'Ultra Tech Curve che non ho mai provato né in questa versione né nella versione normale. Ero un po' scettica, però mi sta abbandonando il The Giant che è praticamente finito, alla Coin era esaurito. Lei Love Extreme esaurito anch'esso, mi serviva un mascara. Sto usando il Debby Extra Volume di cui ho fatto anche un video, ma non mi piace granché, non mi dice niente di che. Quindi ho detto vabbè, proviamolo. Nel frattempo sto vedendo il nuovo video di DSG Makeup di Marcy, che sta parlando del nuovo mascara di Essence, quello Lay Love Extreme nella nuova versione, e non ne sta parlando bene. Quindi con lei sottofondo di sottofondo, insomma, utilizzerò questi due prodottini. Sono stracuriosa di provare il Natural Concealer che Elena T ha promosso diverse volte e che in tante hanno promosso. Mi sembra davvero scura come tonalità la 02, per me che sono chiara. Adesso proviamo sia a usarlo sulle macchioline che sotto le occhiaie. Io la mia crema viso l'ho già applicata, la Even Better di Clinique. Vediamo come si comporta. Voi fatemi sapere se avete provato il nuovo mascara di Essence, sempre la nuova versione della I Love Extreme. Oggi dopo un po' c'è di nuovo il sole, ma secondo me durerà davvero Natale e Santo Stefano perché è previsto brutto tempo. Allora, questa è la prima passata. Ma il colore non è fallato. Proviamo sulle discromie e sulle macchie. Ha un buon profumo questo concealer, questo correttore. E mi sembra che sia anche idoneo abbastanza a coprire le macchioline. Il colore effettivamente non è scuro. Io pensavo fosse scuro. Ciao! Proviamo anche di qui. Dal vivo sembra più giallo, in videocamera no.
Sapete che io non amo usare tanto il fondotinta, lo uso proprio solo quando devo uscire per occasioni serali, altrimenti lo applico solo qui e qui, un po' sul naso. Quindi a volte io uso il correttore un po' come fondotinta. Devo dire che non è effettivamente malvagio. Provo a fare una seconda passata qui. E provo anche a cambiare pennello. Uso quello di Zoeva, il concealer buffer. Vediamo se cambia qualche cosa. Vi devo ancora parlare di questi pennelli, che dei pennelli Zoeva, che mi piacciono, ma c'è un ma. Sia per questo che per un altro pennello c'è qualcosa che non mi convince. Però non vi vorrei mettere un po' in guardia, diciamo così. Effettivamente, forse due passate sono l'ideale. Contiene pochissimo prodotto, effettivamente, però magari forse dovrei approfittare dell'offerta e riacquistarne un altro. Vediamo un po' come si comporterà, perché se non mi fa le piegate, allora lo ricomprerò sicuramente. Magari in altre due tonalità. Vediamo un po'. Devo dire che il colore mi piace proprio tanto. Sì. Perfetto. Ok. Poi uso un po' di marrone, prendo un marrone e lo applico vicino all'attaccatura. Quindi ho fatto un po' di acquisti, praticamente ho preso tutte le stesse cose ma in colori diversi. Io ho questa fissa. Cioè, se una cosa mi piace, la acquisto in stock e in più colorazioni. Uso una long lasting vecchissima che hanno in pochissime, questo verde chiaro 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 sotto le ciglia inferiori. Applico anche un pizzico di marrone. Olè. E adesso proviamo questo nuovo mascara Ultra Tech. Nel frattempo applico però il blush, il Sangria in Madrid. Dal vivo però non è così esagerato. In videocamera è esageratissimo il colore. Oh mamma. Devo dire che sì, mi piace tanto questo Natural Concealer. Contenta. Ok, adesso Ultra Tech Curve. Vediamo che cosa succede. Questo qui. Piego, non so se piegare le ciglia, proviamo senza, va? Proviamo a non piegare le ciglia, vediamo quanto curva. Allora, non so perché ho agitato il mascara. Che scovolino strano, a cucchiaio. Bene.
Vedo che acchiappa bene le ciglia. Le prende tutte. Ma non le volumizza. Effettivamente le curva. Effettivamente le curva. Eh sì. Senza aver usato il piegaciglia. Però non le volumizzo affatto. Proviamo a fare una seconda passata. Provo a fare una seconda passata. Le lascio abbastanza sottili, cosa che le mie ciglia già lo sono, quindi insomma non è proprio l'ideale. Però l'effetto è carino, dai, sì, è carino. Probabilmente devo usare insieme a qualche altro mascara volumizzante, magari dare prima questo e poi il volumizzante. Vediamo. Il problema è quest'occhio. Adesso andiamo a vedere come si comporta su quest'occhio, perché è un occhio che ha delle ciglia sfigatissime. E quindi andiamo a vedere come si comporta. Continuo a non piegare le ciglia. Cosa che io faccio sempre, sempre. E già su queste ciglia fa più difficoltà. Beh, no, effettivamente, ora perdonate la zona non troppo pulita, però effettivamente sì, le piega. Adesso faccio una seconda passata. Sono più giù rispetto a queste, ma dipende dal mio occhio. E ho sporcato un po' l'attaccatura delle ciglia, ma quello è una cosa mia normale. Facciamo la seconda passata. Vedete che le ciglia più esterne restano un po' incollate. Beh, sì, è un bel mascara, dai. Sì. Vedete l'effetto? E effettivamente le volumizza. Qui sembra molto ma molto di più. Io non so se riuscite a notare, ma io lo noto. Qui mi ha aperto molto di più lo sguardo. È una cosa stranissima, perché io ho davvero l'occhio destro davvero davvero brutto.
parlo delle ciglia. Nel frattempo applico e faccio il disegno un attimo delle sopracciglia con il Brow Design di Paola P, che sapete quanto adoro, o se non lo sapete ve lo dico adesso. Ok, benissimo. Beh, sono felice. Sono soddisfatta. Applico una stoppa di matita verde. Devo dire che sono pienamente soddisfatta di questo mascara. Ed è raro. Sì, mi piace. Mi piace. Promossi sia il Natural Concealer, che è l'Ultra Tech Curve di Kiko. Vedo che il Natural Concealer non sta facendo pieghettine. Vedete? Ops. Non so quanto. Guardate, nessuna pieghettina. E invece capita che con altri correttori, anche liquidi, mi si vadano a evidenziare le piccole rughettine. Quindi sì, la copertura mi piace. Io non amo coprire all'eccesso tutte le macchie, quindi per me questa è una copertura buona. Bene, spero che questo video vi sia risultato utile. Ci vediamo al prossimo, un bacio e buona giornata!